Oggi andremo a scoprire che cosa succede se facciamo finta di essere Deadpool per tutta la partita, il boss dello yacht. In realtà il boss dello yacht prima era il nostro miaoscolo, che adesso però è stato letteralmente cacciato ed è in un posto sperduto nella mappa. Atterreremo allo yacht, uccideremo il boss Deadpool che si trova lì, tanto lui è vecchio, non ce ne frega niente, siamo noi i veri boss e poi faremo finta di essere lui. O anche le moto che utilizza sempre quando lo incontriamo durante la partita. Sì, deve sempre fare pipì questo. Intanto però ci tenevo a ringraziarvi perché siamo quasi 110.000 a supportare Mattiz come creatore nel negozio oggetti. E voglio ringraziare in particolare oggi una persona che mi ha taggato su Instagram shoppando con il mio codice. Ovviamente vi ringrazio tutti quanti, ma adesso inviamo questa nuovissima skin con un pacchetto regalo blu. Let's go! Spero davvero che non ci siano tanti nemici, perché se no, oltre a far fuori il boss subito, dobbiamo far fuori anche i nemici e non sarà molto semplice. Ecco, preferisco stare con i miei amici scagnozzi, fare finta di essere il loro boss, giocarmela in modo tranquillo, insomma. Ora però sono atterrato nel posto peggiore della storia. Ma perché sono andato qui? Non c'è nemmeno un'arma. Allora, corriamo. Prendiamoci subito delle munizioni fantastiche, perché con queste riuscirò davvero a vincere. No, vabbè, aspetta. Non posso essere Deadpool in questo momento, devo essere uno scagnozzo. Scusate, ma se non trovo un'arma è un po' un casino. Ok, pistoletta. Bene così. Ciao amico, come va? Tutto bene? Guarda, ti lascio stare, tanto sei un mio scagnozzo, no? Perfetto, la parte iniziale l'abbiamo superata. Ora il nostro obiettivo è quello di trovare un loot perfetto per far fuori Deadpool e ovviamente diventare il suo sostituto. Intanto sento gente correre. Ho paura siano dei nemici, lo sapete? Allora, andiamo qui al centro. Ci prendiamo l'esca. Ci prendiamo il fucile a pompa e ci apriamo anche... Oh, ma quello è Deadpool! Non l'avevo visto, non l'avevo visto proprio. Allora aspetta, qui dobbiamo lootare per bene, ma soprattutto dobbiamo stare molto attenti agli scagnozzi. Penso di avere il loot perfetto per iniziare a combattere, ragazzi, ho anche una strategia, guardate. 3, 2, 1, buttiamo questa, facciamo fuori... No, il nostro scagnozzo, vai! No, sono già morti! Porca miseria. No. Ho finito il materiale. Fuga, ho failato totalmente. Ok. Vieni qua, se hai il coraggio. L'abbiamo ucciso. Però sono mezzo morto, no. Via. Raga, ho atterrato Deadpool, solo che sono praticamente morto. Dammi delle cure, ti prego, perché non mi sono portato le bende con me. Ecco, non mi ha dato le bende. E niente, raga, devo continuare a lootare. Devo lootare per forza. Dai, ma dico io, è così difficile trovare delle cavolo di bende. Ok, qui c'è una chest. Oh, scudo. Ok, lo accetto. C'ho solo 12 di vita, qualsiasi cosa mi va bene. Oh no, aspetta, ma adesso lo scagnozzo ha curato Deadpool. Ma sono un pollo, clamoro. No, Deadpool l'hanno lasciato marcire. Ma non ci credo. Ok, prendiamogli le pistole. Prendiamo anche la scheda. No. Via, fuga. Oh mamma mia, mi sono buttati in acqua, ma sti scagnozzi sono cattivissimi. C'ho solo 30 di vita. Non so come sopravvivere, ve lo dico. Mi ha ucciso un nemico. Io lo sapevo che c'era un nemico. Attenzione perché qui c'è una porta aperta, potrebbe esserci un nemico. Eccolo. Ucciso. E vai, mamma mia che paura. Raga, nemico. Ah no, scagnozzo, scherzavo. Ciao, bello, ciao. Dove cavolo è Deadpool ora che ci penso? Aspettate. No, non è che mi hanno rubato Deadpool, vero? Aspettate un attimo. È finita la musica intanto qui, non so per quale motivo. Perquisisco. Allora, Deadpool, dove sei? Deadpool è esattamente... Aspettate un attimo, è da un bel po' di tempo che vi parlo del sito Boosteroid, sito in cui potrete giocare ai migliori giochi del momento senza doverli scaricare sul vostro computer e giocando alla migliore qualità, anche avendo un computer abbastanza vecchio, proprio senza avere il computer, con un altro dispositivo. Oggi però è un giorno molto speciale perché sto per annunciarvi un giveaway in cui regalerò ben 5 account di Boosteroid di prova in cui potrete appunto testare il
del sito, giocare ai vari videogiochi per ben 5 ore. Quello che dovrete fare è semplicissimo, ovviamente andate nel link in descrizione, cliccate per vedere il sito di Boosteroid e tutte le potenzialità che ha da offrire. Ma soprattutto in descrizione trovate anche il link del mio profilo Instagram Matiz, in cui ho messo un post riguardante Boosteroid, in cui dovrete ovviamente lasciare like, seguirmi su Instagram, ma soprattutto commentare scrivendo partecipo e taggare almeno 3 vostri amici che non hanno un PC da gaming o comunque non hanno un PC che gli permetta di giocare alla massima qualità ai videogiochi del momento. Vi aspetto su Instagram, mi raccomando, ovviamente vi ricordo che grazie a Boosteroid, oltre a giocare ai vari videogiochi, non li dovrete neanche scaricare e quindi neanche fare gli aggiornamenti, perché si occuperanno i server di Boosteroid di fare tutto questo lavoro al posto vostro. Inoltre potrete attivare un abbonamento che va da 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, 1 anno, quanto vi pare, e giocare quanto tempo volete. Sopra! È al piano di sopra. Ok, ok, ok. È il momento di combattere. Dobbiamo diventare Deadpool. Eccolo qui. 3, 2, 1. Si parte! Si parte! Di cattiveria! Di cattiveria pura! Dobbiamo far fuori anche lui. What a? What a? Ok. Facciamo fuori Deadpool, ragazzi. Aspetta che c'è un altro nemico. Oh no, ho finito i colpi. Aspetta, aspetta. Vieni qua, bello. Ti distruggo. Ok, ok. Siamo ufficialmente Deadpool. Siamo ufficialmente Deadpool. Quindi la prima cosa che devo assolutamente fare, beh, è esattamente questa. Devo andare in bagno. Devo andare in bagno. Ma perché mi sparano? Sono il vostro boss, dai. Ora io mi farò i giri tranquillo qui e nessuno mi sparerà, perché sono io il vostro boss. Guardate, cammino in questo modo con le mie doppie pistole come se fossi Deadpool. Raga, siamo perfetti. Oh, porca miseria. Aspetta, no, 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 qua ci tocca fightare. Qua ci tocca fightare. Muori, 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 muori. Ok. Diciamo che sono un Deadpool che ha contro di sé qualche scagnozzo. Nulla di che però, tanto se sparo con le doppie pistole mi dà anche la vita, quindi meglio di così. Guardate il mio vaso rarissimo, il vaso rarissimo di Deadpool rosso e nero. Spaccato, è del vecchio Deadpool. Ok, sparo questo tizio, sparo questo, ok, ciao, scusami, sono il tuo boss, ma tu non mi rispetti, quindi ti faccio fuori. E andiamo subito ad aprirci la cassa prima che sia troppo tardi. Aspetta, 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 che questo c'ha la minigun, perfetto. Beh, in realtà sto facendo l'unica cosa sbagliata in questo yacht, cioè aprire la cassa. Ma sentite, io sono il boss Deadpool 2.0 e posso fare quello che mi pare. Beh, io direi che abbiamo rispettato alla grande, abbiamo fatto il balletto, abbiamo finto di essere lui, abbiamo ucciso anche gli scagnozzi che ci stavano antipatici, meglio di così. Ci prendiamo gli scildini, ci prendiamo lo scildone, e vi direi basta. Ah, non ho aperto l'airdrop, aspetta. Oh, yes, la jump, eppure lo score, bene così. È il momento di andare, ciao ciao yacht, si va a conquistare la mappa ora, sono il boss della mappa, altro che boss dello yacht. Lo sanno tutti che boss dello yacht ci diventa un Deadpool 1.0, il 2.0 invece va con le sue doppie pistole a conquistare la mappa intera. In questo momento io sto camminando come Deadpool con le sue doppie pistole, poi ogni tanto faccio pure il balletto, così sono proprio perfetto, perché Deadpool fa solo ste due cose, cammina con le pistole e poi fa what a, così. Mentre io, ecco, l'unica cosa in più che farò è quella di correre più veloce, perché se no la safe sarà un gran problema. Ma è la giornata delle armi viola queste, non pensavo che il boss Deadpool portasse così fortuna, mi facessero trovare un lanciarazzi a sto punto. Oh, ma che cosa? Stavo spaccando quel coso totalmente a caso per vedere se tipo mi dava una scossa elettrica e dietro c'era una cassa epica. No vabbè, utilizzate sempre Deadpool ragazzi, fate finta di essere Deadpool che Fortnite vi regala le casse. No, ma forse sapete cosa? Sto usando il supporto a un creatore Matiz, è per questo che mi danno tutte ste cose, il pompa. No vabbè, no vabbè, ma stiamo scherzando? Sì, lo so, il supporto a un creatore Matiz fa questo effetto, ormai lo sanno tutti. No, 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 raga, quitto, quitto, cioè, io quitto. Io quitto, ma mi state prendendo in giro nella stessa città, due casse epiche, oh! No, 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 no. Qui c'è qualcosa che non va, vediamo cosa mi dà. Ok, vabbè, un'arma buona che però io preferisco lo Scar, quindi non me la prenderò. Ma secondo voi, in 1 minuto e 12, se cammino come Deadpool, ci arrivo così? Secondo me ci arrivo. No, forse no. No, probabilmente in 1 minuto non ci arrivo assolutamente in questo modo. Cioè, se cammino in questo modo, muoio anche con 1 minuto di tempo, per farvi capire. Quindi il vero Deadpool in giro per la mappa non può esserci, ci deve essere quello con i movimenti super rapidi. E poi soprattutto in questo modo penso che durante il mio percorso mi prenderei circa 74 cecchinate in testa, quindi eviterei.
Intanto 14 persone rimaste e sono arrivato nella prossima safe. A fattoria frenetica, potrei sfidare un altro boss, quello dell'agenzia. Mid è sempre stato uno sfidante di Deadpool, ma alla fine non hanno mai avuto una vera battaglia. Potrei incontrarlo però verso l'endgame. Mi hanno detto che anche lui è un boss molto forte. Anzi, ora che mi ricordo, lasciate un bel mi piace e proviamo a superare i 30.000 like per un nuovo episodio in cui mi fingo un nuovo boss. Ma soprattutto sarete voi a decidere il boss, quindi scrivetemi nei commenti quale altro boss portare nel prossimo episodio, tranne Miaoscolo e Deadpool, che li ho già fatti. Nemico. Nemico, nemico, nemico. Ma con chi fighta? Con chi sta fightando, raga? Ma che cosa? Cosa sta facendo questo? No, vabbè. No, vabbè. Ma cosa fa? Ok, ok, grazie per la kill, amico mio. Stava sparando a un bagno. Non so se vi siete resi conto. Non è che c'era un nemico che era entrato in quel bagno e lui ha provato a sparare? Vabbè, nel dubbio ormai troppo tardi. Siamo ufficialmente entrati in top 10, ormai niente può fermarci, dico proprio niente. È il momento di concludere la nostra sfida in bellezza. Mida, non ti temo, e vabbè, un altro scudo. Mi dispiace ma non ho più spazio, mi devo portare le mie due pistolette giusto per far vedere che sono il vero boss. Attenzione, lì stanno fightando, li vedete? Stanno costruendo in questo momento. Io non so se andare a dare un po' di fastidio oppure farmi i cavoli miei ed arrivare proprio in 1v1 alla fine. Non sarebbe male una bella vittoria reale, ve lo devo dire, però guarda quanto sono in difficoltà. Aspetta, aspetta, provo a buttarne giù uno. Provo a buttarne giù uno. L'ho buttato giù. Non è vero, era già sceso. Oh. Oh, 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 oh. Attenzione. Attenzione, ho ricevuto un brutto sparo. Mi pusha. Mi pusha. Mi pusha. Oh, 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 oh. Perfetto, murato. Ok, perfetto. Oh cavolo. È sceso. Scappa, fuga. Ok. Porca miseria, che mira che c'ho, ragazzi. Ok, calma. Calma, calma, calma. Devo farmi uno shield. Due shield. Oh oh, sono molti in difficoltà. Questo è un Deadpool in difficoltà. Gli sono andato sopra 3 volte ma non sono riuscito a colpirlo. Ok, facciamo una cosa del genere. Andiamocene di sotto. Sono morto. Sono morto per la safe. Sono morto per la vita. Non è vero, me ne vado in safe. Me ne vado in safe. Via, 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 via. Non so come ho fatto a sopravvivere, ragazzi. Ho preso un danno da caduta clamoroso e ora non ho bende per curarmi. Ma chi c'è qua? C'è qualcuno? Spero di no, se no sono morto. Ragazzi, c'è un nemico. Oh, bende, bende. Ok. Ok, ok. Vanno bene le bende, le accetto volentieri. C'è un nemico a fianco, c'è un nemico a fianco. Perfetto, ci siamo rifatti, ci siamo rifatti. Mamma mia, che paura. Siamo rimasti in 4, il nemico sta arrivando. Oh, oh, ora sono in 2 ad arrivare però. Fightano. Vado. Colpito. Ok. Va bene così. Saliamo. Capisco che questa non sia la migliore strategia, ma se mi sono finto Deadpool e in più riesco pure a fare una vittoria reale, questo è il video perfetto, quindi ce la dobbiamo fare. Anche se comunque sono soddisfatto della partita che ho fatto. Mamma mia, altro che 30.000 like. Ne voglio 50.000 per sto video. Ora abbiamo solo un piccolo problema. Beh, dobbiamo andare in safe. E i nemici sono ancora sopra di me. E questo è il problema più grave. Eccolo! No, 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 no. No, 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 no. Ok. Ok, ok, ok. Sta scappando! Ok, abbiamo un problema. No! Sono morto pure da danno da caduta! Ma dai, ma 2 volte danno da caduta. Mi sono fatto fregare la prima volta cadendo da solo e stavolta cadendo per colpa di sto cavolo di lanciarazzi. Comunque, ciao Tania, grazie mille per aver attivato l'abbonamento leggendario di Matiz. Trovate il link in descrizione. Che dire, in questo momento trovate sullo schermo di video che sicuramente non avete visto, quindi cliccate su quello che preferite e noi ci vediamo in quel video. Supporto anche l'odore Matiz nel negozio oggetti e commentate scrivendo il prossimo boss da utilizzare in partita. Ciao.